Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video acquisti. Pensavate di esservi liberati dai video acquisti, eh? Sì, anch'io un pochino, ma poi mi sono ricordato che è una serie che porto sul canale quando ho roba da mostrare. E sono passati diversi mesi dall'ultima volta e ho accumulato un discreto quantitativo di merce da mostrare in questi tipi di video. Sia chiaro però che se ho fatto uno spacchettamento di evoluzioni eteree, di certo non vado a mostrarvi le TB che ho acquistato, dato che c'è lo spacchettamento. Come primo acquisto vado a mostrarvi le carte della lore. Primo impatto. La prima espansione delle carte della lore non potevano assolutamente mancare, era d'obbligo prenderle. No, non farò il meme, tocca. Passiamo poi a una cosa che vorrei togliermi di impiccio da qui sopra, la saga completa di Slam Dunk. Questa andava presa perché non è che posso leggere solo le scan. E poi a 140 euro mi pare un prezzo anche onesto. Il prezzo sembra alto ma ogni numero costa 7 euro, quindi ci sta. Passiamo poi a cosine un po' più leggere. L'album di Inazuma Eleven l'avete visto sul canale, ma ho recuperato tutte quante le figurine. Però non le attacco perché sono pessimo ad attaccare figurine. Ma io qualche qualità buona ce l'avrò. I soldi contano? Passiamo poi a acquisti Pokémon. Non possono mancare gli acquisti Pokémon. Allora, Pokéball Plus. Perché la Pokéball Plus? Dovevo comprarla quando uscì. Non l'ho comprata quando uscì perché è Mew a 50 euro. E ora l'ho pagata 100. Passiamo poi alle carte. Beh, ci sono carte Pokémon comunque di cui non ho fatto lo spacchettamento e che neanche vi ho fatto vedere. Partiamo da Kingdra. Questo è il Kingdra che si trova nel mazzo tematico Neo Genesis. Carino, mi piaceva, costava poco, l'ho preso. Tutte le carte olografiche del McDonald's per il 25esimo. Le ho pagate relativamente poco e mi sono fatto due conti. Se andassi ad acquistare 25 Happy Meal e in questi 25 Happy Meal trovassi tutte olografiche diverse e completassi il set, mi verrebbe comunque a costare di più di quanto le ho pagate. Quindi, buon affare. Poi abbiamo l'artwork completo di Stirpe dei Draghi. Io sono un fan dei draghi in generale, non solo di Pokémon. Quindi quando l'ho visti a quel prezzaccio, 90 euro mi pare, ho detto: ehi, sai che c'è? Prendiamole, bianco e nero. Non è che sto cercando di recuperare tutti quanti i set vecchi perché mi sarebbe impossibile. Dovrei arrivare a spendere cifre folli che non guadagnerei neanche nell'arco di una vita col lavoro che faccio, ma quello che posso recupero. Per concludere con le carte, Noivern V. Questa carta, ragazzi, è fighissima. E quando l'ho vista che usciva nel set Evoluzioni Etere, ho detto devo assolutamente comprarla. Perché se sbustavo non l'avrei mai trovata. Quindi è andata bene, 80 euro anche questa. Relativamente poco. Pensavo venisse di più, molto di più. Perché è di Arita. Perché è un'alternative art, quindi costa sempre di più. Pokémon Snap, recuperato a un prezzaccio. Volevo giocarmelo quest'estate, ma poi ho giocato a The Great Ace Attorney e questo qua lo recupero quando ho un attimino libero. Mancano altri tre articoli, incluso questo. Questo qui è una specie di guida al gioco di Pokémon Rosso e Verde. Ora, comprare una guida di Pokémon Rosso e Verde in giapponese sarebbe una stupidaggine. E lo è! Ma al suo interno, a parte che ci sono... c'è un poster con i Pokémon che devo trovare e il ragazzino giapponese me l'ha scarabocchiato tutto. Grazie, eh. Ho tradotto qualcosina col traduttore e è un po' diversa dal gioco. E c'è un'immagine molto suggestiva al suo interno. Chansey che viene picchiato e i Pokémon che mangiano la spazzatura. Ah, Game Freak dei bei tempi andati, dove sei finita? Ma sinceramente non mi dispiace esplorare il mondo Pokémon senza pericoli, però va bene. Oh, e ora arriviamo a una cosa che costa un pochettino. Seguo molti canali YouTube, alcuni più assiduamente, altri meno assiduamente, e seguendo Diduno Gaming è uscito fuori il Pokédex perduto. Non avevo idea di cosa fosse questo Pokédex perduto, fino a quando non ho fatto un po' di ricerche. Eccolo qui.
Tra l'altro, se seguite Saidonia, sapete che ha fatto una live dove ha tradotto qualche cazzatella, comunque sia, tanto per divertimento, e c'è roba interessante. C'è anche una conferenza che ha tenuto il professor Oak, ci sono esperimenti fatti sui Pokémon, tipo che con i tranquillanti si rimpiccioliscono, e se un Pokémon si rimpicciolisce, puoi metterlo nella Pokéball. Game Freak non aveva freni, non aveva nessun tipo di freno quando pubblicò sta roba. Bellissimo. Comunque l'ho pagato troppo. Tra l'altro, si trovava a prezzi che oscillavano tra i 100 e i 300 euro. Ora, questo qui costava 340 euro quando l'ho acquistato io. E i prezzi giapponesi lo rivendevano allo stesso prezzo. Io mi faccio un giro su Mercari, su Rakuten, sulle aste di Yahoo, qualche libreria giapponese che ce l'aveva, ma che non spediva in Italia, mannaggia loro. E ho visto i prezzi, effettivamente stavano dai 300 in su. Quindi, prezzo è quello, ragazzi. E c'è un eBayer che li ha comprati tutti e li sta rivendendo poco alla volta. Questo qui oggi sta su Amazon, oltre che eBay, a 400 e rotti euro. Quindi, se volete comprarlo, ditemelo che vi faccio una scan a colori. 5 euro e passa la paura. Wink wink. No, lo faccio sul serio, 5 euro e vi faccio la scan a colori. Ora, l'ultimo pezzo, che non ho neanche aperto, sta da un mese in questa stanza, il mio studio, e non l'ho ancora aperto, questo per far vedere che sono una persona impegnata. Comunque, lo apriamo ora. Oh, che bello. Io so cos'è già perché l'ho acquistato, posso non saperlo. Ho anche 15% di sconto sul prossimo ordine. Mamma mia, si sono appassiti i fiori, ma erano fiori veri. Porca puttana, aspetta. Cazzo, ma sono fiori veri. Ci sono i fiori veri, sono appassiti nel frattempo. Ok, allora, cos'è successo? Io ho voluto comprare questo e è una cosa fantastica. Mi è piaciuto tantissimo quando l'ho vista, a prezzo ragionevole, per visto che si trovano a cifre folli, quello che sto per mostrarvi. E 5 giorni esatti dopo che io ho comprato questa è uscita la versione successiva. E 5 giorni dopo ancora l'altra versione successiva. Di che sto parlando? Viene da Grid, vi lascio il link in descrizione. Ah, vediamo un po' se è tutto intatto. Ok, sì, è intatto. Allora, qualità eccelsa. A parte la motherboard, credo che siano pezzi cinesi che si trovano nei market a 2 euro. Però ragazzi, eccolo qua. Un Game Boy Pocket sezionato. Ragazzi, questo sito che vi ho detto prima, che trovate in descrizione, Grid, fa queste opere d'arte con pezzi di tecnologia che oggi sono obsoleti, diciamo. E ci sono iPhone, console, c'è un po' di tutto, fatevi un giro se volete, a prezzi anche piuttosto ragionevoli. Non so come facciano a mettere quei prezzi su questa roba, che la scheda madre costa un botto, costa comunque. Come vedete porto ancora la serie acquisti, ma una volta ogni tanto davvero, come ho detto, quando ho roba da mostrarvi. E ne avevo accumulato un bel po', ci sono anche altre cose da mostrarvi che però, di cui però ho fatto l'unboxing sul canale, tipo gli spacchettamenti, quindi non lo faccio, non ve li mostro. Ci sarebbero anche altre cose che ho comprato, però non penso che vi interessi dentifricio, deodorante, shampoo, anche le tabs per la lavastoviglie, liberissimi, io ve le porto, eh. Ad ogni modo, ragazzi, questo video termina qui, vi ringrazio per averlo seguito. Comunque, in descrizione trovate sempre il link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!